Se stai guardando questo video, sei arrivato all'ultimo punto della scala del training, ovvero la riunione, che è il vertice di quella piramide che è il corretto addestramento del cavallo. La riunione, molto spesso, in maniera anche errata, viene vista come prerogativa solamente del dressage ad alto livello. Ma non è così. La riunione è il punto di arrivo di ogni buon addestramento del cavallo, perché permette lo sviluppo della muscolatura utile a ogni sforzo di ogni disciplina equestre. Il concetto di riunione, in altre parole, vuol dire massimo equilibrio psicofisico da parte del cavallo, che di conseguenza sarà sempre più volenteroso a svolgere il lavoro per la disciplina per la quale è più portato. Tutto ciò nel cavallo si traduce in una maggiore abilità a distribuire il peso sui quattro arti, alleggerendo così l'avantreno e utilizzando in maniera più efficiente il posteriore. È molto importante ricordare che il cavallo è costruito in maniera tale da poter sopportare meglio il peso sull'anteriore che sul posteriore. Ma se al suo naturale peso ci aggiungiamo quello del cavaliere, il peso che grava sull'anteriore risulterà essere eccessivo, portando così a lungo andare a sicuri problemi fisici. Sviluppando anche un minimo grado di riunione nell'addestramento, noi andiamo ad insegnare al cavallo a trasferire parte di questo peso sul posteriore, salvaguardandolo così molto di più a lungo andare da sicuri problemi fisici. Condividi questo video con i tuoi amici se ti è stato utile. Ci vediamo presto!